Ok, ora che l'abbiamo installato, e questo vale per tutte le versioni, vediamo invece che cosa, come si usa. Allora, abbiamo già visto che per giocare bisogna, innanzitutto qui abbiamo le impostazioni, quindi possiamo mettere un sacco di cose, possiamo anche aggiungere, se abbiamo una scheda grafica che ce lo supporta, tutta una serie di impostazioni. Possiamo, direi che queste sono fin troppo, e possiamo andare a cambiare i tasti. In realtà a voi probabilmente queste cose potrebbero venire anche in italiano. Non ho capito la lingua dove la mette, quindi proviamo a vedere language. Ecco, language, qui. In realtà la lingua si può modificare, quindi io adesso che ce l'avevo in inglese, la modifico e la metto in italiano e vediamo un po' se ha fatto. No, direi che probabilmente o si bisogna spegnere e rilanciarlo. Vediamo se è vero. Menu principale direi di sì. E quindi questo credo che sia quello che vedete voi. Quindi sono tutte le impostazioni in italiano, quindi impostazioni, e per il momento guardiamo soltanto il local game dove abbiamo creato il main test. Allora, noi sappiamo che ci sono dei pacchi di mod che servono per poter lavorare, quindi i pacchi di mod disponibili sono fondamentalmente quello base, main test game. E poi c'è un Minimal Development Test. Noi lavoriamo con il Mind Test Game con cui abbiamo creato il mondo e giochiamo. Cerchiamo di farla semplice, un video veloce. Ok, allora quando entriamo vedete che ci troviamo fondamentalmente come se fossimo in Minecraft. Quindi ci muoviamo con W per andare avanti, A per andare a sinistra, D e S per tornare indietro. Poi, se volessimo volare, dovremmo premere lo spazio, ma vediamo che non possiamo volare, quindi dobbiamo abilitare il volo. Il volo si abilita con il K. Quando facciamo K, si è abilitato il volo, però non abbiamo il privilegio di volare, non possiamo volare, e quindi dobbiamo fare T barra e poi fare Grant Single player, che siamo noi che lavoriamo in singolo giocatore, e poi mettiamo, ci diamo tutti i diritti. A questo punto abbiamo i diritti di shout, fly, password, bring, kick, eccetera, eccetera, tutto quello che è. Possiamo modificare tutto. Quindi a questo punto, se noi premiamo la barra spaziatrice, possiamo effettivamente volare e vederci il nostro mondo. Come vedete, è leggermente diverso da quello che apparirebbe su Minecraft, e secondo me è perfino più interessante. Mancano in realtà i mostri senza mod, quindi senza mod il mondo forse è un pochino più noioso, però a livello didattico diciamo va bene così. Tenete conto che ad esempio una cosa interessante è la possibilità di andare a velocità elevata e si abilita col pulsante, il tasto J. J, Fast Move Enable, vedete che mi muovo e volo a velocità supersonica. Ok? Quindi, e poi mi abbasso e quindi vedete che sono molto veloce. Questo in Minecraft non c'è. Se volete toglierlo, fate J, Fast Move Disabled. Un'altra possibilità, H, No Clip. Il No Clip permette di muoversi e di andare sottoterra. Vedete che potete attraversare, potete vedere come è fatto sotto, oppure quindi potete vedere le caverne, eccetera, oppure passare attraverso gli ostacoli, quindi andare attraverso le montagne e quindi anche qua vedere se dentro la montagna ci sono delle cose particolari. Il no clip comunque era solo per farvelo vedere, quindi adesso facciamo J. Vedete che ci avviciniamo, zaff, quindi ci possiamo muovere molto più rapidamente rispetto a Minecraft base. Poi per il resto, altri. Vabbè, ok, dunque andiamo su, togliamo H, togliamo K, quindi ci
ci siamo fatti maluccio perché abbiamo la creatività. Allora adesso inventario. L'inventario si abilita con i e non con e, e secondo me è molto meglio. E poi è sufficiente prendere le varie cose, quindi i nodi sono i blocchi, quindi prendiamo un nodo di legno, ce lo mettiamo qua, questa qui diventa la nostra hotbar, questa, e insomma ci prendiamo un po' di oggetti, no? Questa, vedete che ci sono anche le ferrovie e tutto quello che ci interessa, ma questo serviva soltanto per vedere come funziona. Beh, è uguale a Minecraft, nel senso che se abbiamo in mano col tasto destro posiamo i blocchi, quindi tasto destro costruiamo. Ecco, vedete che qui non mi lascia costruire, ma c'è un'opzione che permette di costruire anche dove siamo, quindi è un vantaggio notevole, quindi vedete, potete costruire come volete. Altra cosa notevole di main test, allora per distruggere si fa così, vedete? Adesso siamo in creativa, quindi distrugge molto facilmente. Ecco, quindi possiamo togliere tutte le nostre cose. Se andiamo in inventario, vedete che abbiamo crafting. Con crafting abbiamo la possibilità di costruire degli oggetti e senza bisogno di avere il nostro la nostra tavola da lavoro, questa ce l'abbiamo senza problemi. Se vogliamo disporre, quindi se mettiamo una rotaia qua, la mettiamo per terra, vedete che funziona esattamente come, né più né meno come in Minecraft. Adesso vi faccio vedere il vagone, in realtà ci sono delle mod molto sofisticate. Però volevo solo farvi notare che c'è una cosa che non c'è altrimenti, che è il cacciavite. Screw, cacciavite. Ecco, quando avete il cacciavite permette, allora in questo caso questo oggetto no perché è già fissato, ma permette, se, dunque, proviamo a mettere un oggetto tipo, ecco, questa qui vedete che è una libreria. Andiamo alla libreria. Ora, se io mi collego col cacciavite e clicco, vedete che posso cambiare la direzione della libreria senza doverla distruggere e rimettere. E valgono sia il tasto, in teoria anche il tasto destro, forse la libreria no, perché la libreria vedete che può contenere libri. Ma il cacciavite in teoria può aggiustare tutto. Ci sono in realtà milioni di altre cose. La sopravvivenza, abbiamo visto, è questa che vi abbiamo fatto vedere. Quindi K per free move, J per andare veloce o lento, normale, H per fare la no clip, Shift per scendere. E tutto il resto è molto simile a Minecraft. Ah, visto che ci siamo, ancora una cosa. Vediamo i tasti funzione che abbiamo il no clip. Quindi facciamo H, J, no, J disable. Ok. Visto che ci siamo ancora, i tasti funzione. Allora, i tasti funzione abbiamo F1 nasconde lo HUD, Heads Up Display, quindi può servire per fare dei video. Il F2 nasconde la chat. Ok. F3 toglie la nebbia. E la nebbia può essere anche tolta con R, vedete? Quindi F3 la nebbia. Poi la visibilità dei blocchi. In realtà c'è anche una cosa che mi avevo dimenticato di dire. Il più del tasserino numerico, vedi che aumenta le dimensioni, la quantità di range. Vedete che adesso sta venendo notte. Se vogliamo cambiare il tempo, facciamo time 6000, che mette credo alle 9 del mattino. Vedete che il fatto che l'erba si muova è dovuta a una delle impostazioni che abbiamo messo per fare l'effetto, diciamo, un pochino meglio. Allora, abbiamo detto F3 fog, avete visto, no? La differenza della fog è che vedete che con la R
F3 praticamente, questo è l'effetto della fog, nel senso che le cose lontane si vedono indistinte. Con F3 vedete che si vede tutto, anche le cose più lontane. Alcuni preferiscono la fog per capire quali sono gli oggetti in lontananza, o fog e nebbia ovviamente. F4 non mi ricordo più cos'è. F5 fa vedere delle informazioni di debug che a mio avviso sono molto interessanti, perché se guardate in alto vedete che vi fa vedere i frame per secondo. 60 è l'assoluto assoluto, quindi vuol dire fluido, più naturale di così non si può. Altre informazioni sono interessanti, vi fa vedere le coordinate, vedete meno 2,4, 12,5, 100,2, fa vedere come siete inclinate, quindi questa è una specie di bussola. Quindi state guardando a est, qui state guardando a sud e il nord credo che sia, ecco, attorno allo zero. E poi mi fa vedere anche il nome del blocco che state puntando. Vedete che questo è Default Aspen Wood. E vi fa vedere anche l'immagine corrispondente. Quindi questo abbiamo ottenuto con F5. Premendo ancora F5 abbiamo la visione. A rete degli oggetti tridimensionali, quindi uno fa il debug, due vi fa vedere praticamente lo server come funziona, qui vi fa vedere la grid, e F4 non c'entra, invece F2 fa quello, F6 fa vedere anche qui una diciamo impostazione di debug che non sono particolarmente utili, continuiamo a premerlo finché non va via. F7 vi fa vedere il vostro avatarino da dietro, F7 ve lo fa vedere davanti, F7 ancora torna alla versione originale, F8 mi sa che non fa niente. Ok, in realtà F10 e F11 si miscela con la registrazione dello schermo. F10 ha a che fare col fatto di poter vedere la console, diciamo, quando voi premete T vedete tutti i comandi, F10 ve li fa vedere per intero, quindi molto più lunghi, e si può vedere bene quello che succede. Altra cosa interessante che ho notato è F12 che permette di fare delle foto, quindi se voi fate F12, voi vedete che in cima va detto ho preso uno screenshot e poi lo cercate sul vostro schermo. Allora, semplice video iniziale, abbiamo visto le somiglianze e similitudini, come avete visto siamo molto molto vicini a Minecraft, anzi probabilmente abbiamo cose in più come la possibilità di volare veloce, di passare in mezzo agli oggetti, il cacciavite e tante altre cosine che andremo poi a vedere nelle lezioni e gli incontri successivi. Vi saluto, buonasera.